Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, nuova settimana e nuovo appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere. Proprio questa settimana affronteremo le proprietà e le caratteristiche di uno degli alimenti più consumati al mondo, ma anche uno di quelli più buoni e sicuramente più gustosi. Stiamo parlando del pane, un alimento di utilizzo quotidiano, ma che negli ultimi anni era stato un po' messo da parte, da un lato per i timori che potesse essere da ostacolo alla perdita di peso e dall'altro anche per la moda di numerosi protocolli dietetici che prevedono l'esclusione totale dei carboidrati e quindi anche del pane. Ne esistono di tantissime varietà, di tantissime forme, poi le citeremo. Ma prima di tutto, diciamo anche da un punto di vista tecnico, cos'è il pane? Il pane è un prodotto ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata preparata con farina di cereali, acqua, lievito con o senza l'aggiunta di sale. Oltre a questi ingredienti base ce ne possono essere anche di altri aggiuntivi, come può essere per esempio il latte, i grassi dei semi, le olive. E però da un punto di vista della legge, quindi ancora strettamente tecnico, diciamo ci sono una composizione media del pane deve avere delle percentuali precise, essere formato da 71% di farina, il 26% di acqua, 1,5% di lievito e 1,5% di sale. Anche l'umidità, a seconda del peso del pane, deve essere comunque compresa tra il 29 e il 40%. Senza entrare troppo, diciamo, nei particolari, possiamo dire che le fasi della preparazione del pane sono quattro essenzialmente. Quindi c'è prima l'impastamento che serve per mescolare tutti gli ingredienti, poi c'è la lievitazione, è una fase ovviamente importante, si può ottenere da lievito di birra oppure da un lievito naturale o da un lievito chimico. La formatura, quindi per dare la forma desiderata al pane, e ovviamente poi la cottura in forno. A seconda degli ingredienti che poi andiamo ad utilizzare, possiamo distinguere il pane comune, il pane condito, il pane speciale o il pane, per esempio, precotto, surgelato, che troviamo spesso nei supermercati. Ovviamente c'è anche quello che noi nutrizionisti consigliamo di più, ovviamente il pane integrale. Ma di questo poi delle differenze anche in termini, diciamo, nutrizionali e calorici ne parleremo più avanti. Vediamo adesso, giusto per citare, quali sono i tipi di pane più conosciuti, alcuni anche con dei riconoscimenti DOP e IGP. Sicuramente c'è il pane di Altamura, il pane di Matera, la classica Michetta, la coppia ferrarese e così via. Sono davvero tanti, anche perché il pane non è solo un alimento buono, come detto, ma vuol dire anche tradizione, usanze territoriali, cultura, quindi non è solo un cibo, non è solo un insieme di carboidrati. Diciamo carboidrati perché in effetti l'apporto calorico derivante dal consumo di pane è in gran parte dovuto ai carboidrati. Diciamo subito che 100 grammi di pane bianco ottenuto con una farina 00 apportano all'incirca 290 calorie, mentre invece la stessa quantità di un pane integrale hanno un apporto calorico sicuramente inferiore, ma hanno anche un maggior numero di fibre e un minore apporto di grassi. Quindi possiamo dire che il pane sicuramente è un alimento a contenuto calorico medio-alto, derivante soprattutto da carboidrati, come detto, però anche con proteine a medio valore biologico e anche con pochi grassi insaturi. Quindi quali sono i vantaggi che possiamo ottenere da un consumo di pane? Innanzitutto possiamo dire che ha un buon apporto di micronutrienti, ricordiamo soprattutto vitamine del gruppo B e sali minerali come sodio, calcio, fosforo, magnesio, ferro. Questo insieme, ovviamente variabile a seconda del tipo di pane che consumiamo, è un ottimo apporto per l'organismo, soprattutto in determinati casi, come può essere per esempio l'apparato scheletrico. Quindi
per chi soffre magari anche di osteoporosi. Abbiamo detto carboidrati complessi. I carboidrati complessi sono i carboidrati, oppure è la fonte, diciamo, principale di energia per l'organismo, che deve svolgere tutte le sue funzioni cerebrali, muscolari. E inoltre i carboidrati complessi ci aiutano anche ad ottenere un ottimo senso di sazietà. In più il pane apporta, a seconda sempre del tipo di pane, comunque una buona quantità di fibre, che quindi ci aiutano, soprattutto nella versione integrale ovviamente, a stimolare il transito intestinale e anche a ridurre l'assorbimento di grassi e di zuccheri. Grassi, abbiamo detto, ne contiene poco, apporta proteine vegetali e soprattutto anche una facile digeribilità. Non vi sono controindicazioni particolari al consumo di pane, vi sono però dei consigli per chi si trova in determinate condizioni patologiche o meno, di scegliere la forma di pane più adatta per le sue condizioni. Vogliamo fare un esempio: sicuramente se si soffre di ipertensione o di problemi renali sarà bene scegliere un pane a minor apporto di sale, oppure se si soffre di steatosi epatica o di stitichezza è bene un pane integrale. Ricordiamo sempre anche che le linee guida per una sana alimentazione prevedono che nel computo delle calorie giornaliere il 55% deve provenire da carboidrati complessi, in gran parte da carboidrati complessi, come sono quelli appunto del pane. Ovviamente chi è in sovrappeso, obeso e quindi ha necessità di perdere peso, non c'è necessità per forza di dover eliminare i carboidrati e quindi di conseguenza anche il pane, ma sicuramente dovrà fare una scelta migliore orientandosi magari verso un pane integrale nei modi e nelle quantità che vengono consigliate ovviamente dal professionista. Così come un altro errore da non fare, che invece spesso viene commesso, è quello di sostituire ai pasti il pane con altri prodotti da forno, cracker, grissini. Ecco, è una cosa che possiamo assolutamente evitare per il semplice fatto, insomma, che è bene sempre scegliere un pane fresco piuttosto che un pane magari industriale pretorto, surgelato, che troviamo nei supermercati, ed è sicuramente meglio rispetto a cracker, grissini eccetera, che contengono sicuramente più grassi e sono meno salutari rispetto al pane. Per ulteriori approfondimenti vi rinvio all'articolo che trovate sul sito di Cilento Channel e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi ricordo l'email per chi volesse scrivere, che è nutrizionericci@virgilio.it, e a me non resta che salutarvi e ci vediamo la settimana prossima a un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere.